Moto Guzzi California 1004 sarà la protagonista di questa puntata di Comprala Usata. Ancora una volta ve lo diciamo subito, se vi piace la sportività del prodotto italiano, meglio la versione custom, perché è più sportiva e se cambiate idea basta poco per trasformarla in touring. Continuate a seguirci e vi racconteremo i suoi pregi, difetti e richiami ufficiali. Moto Guzzi California è l'aquila tra le più conosciute e apprezzate, anche perché nel 1970 fu scelta per la polizia di Los Angeles perché rappresentava alti standard qualitativi e prestazionali, tassativamente richiesti da uno dei corpi di polizia più esigenti al mondo. 8 generazioni dopo, dal 2013 al 2020, si tornò a parlare di lei con un modello che elevava al quadrato questi concetti. Prodotta in Italia in allestimento touring e custom. Una doppia anima quindi per una base comune, un motore bicilindrico ad L da 1380 cm3, il più voluminoso mai costruito in Europa. Potente poi con 96 cavalli e 120 Nm di coppia in basso a 2500 giri minuto, una schiena pazzesca da vera light burner. Elastico e fluido e coadiuvato da un'elettronica full di serie. Tre mappe motore, turismo, veloce e pioggia, controllo di trazione escludibile, cruise control e acceleratore ride by wire, morbidissimo nella risposta. Traduci, si guida in sicurezza anche sui fondi più insidiosi. Attenzione però, perché l'elettronica è un aspetto da valutare bene sulla California 1004. Chiedete sempre quali e quanti aggiornamenti siano stati fatti alla sua centralina e soprattutto da chi. Traduci, meglio se li ha fatti un meccanico ufficiale Moto Guzzi. Il ride-by-wire su alcuni modelli presentò malfunzionamenti sulla piastra dei contatti. Fatela controllare bene perché il suo funzionamento è fondamentale. Lato motore, se la state cercando usata, fate attenzione al suo chilometraggio e allo stato dei suoi collettori, perché diverse California 1004 presentarono una dissaldatura di questo componente intorno ai 10.000 km percorsi. In generale è buona norma ispezionare accuratamente la componentistica, perché non tutti gli accessori equipaggiabili, che non siano originali in Moto Guzzi, sono previsti a libretto, previa perdere l'omologazione ed eventuale assistenza della casa. Sempre parlando di difetti riscontrati, occhio alla frizione. Provate a partire da fermi al minimo per sentire se stacchi bene e senza incertezze, perché anche la frizione rientra nelle componenti che furono oggetto di attenzione di diversi possessori di California 1004. Ultimo, ma non ultimo, l'alternatore. Molte moto prodotte furono riportate in officina per un doppio filo dell'alternatore che ne comprometteva il corretto funzionamento. Insomma, uno dei due era da togliere. Sella bassa, 740 mm e si viaggia in poltrona, ma quello che davvero sorprende della nuova California è la ciclistica da vera rivoluzione. Telaio a doppia culla, più rigido, equilibrato, baricentro basso, diverso dal passato, insomma eccellente. Ancora di più sulla custom, perché abbassa l'ago della bilancia di ben 22 kg, a tutto vantaggio della guida più sportiva, cambiando anche le sospensioni posteriori, più sportive appunto rispetto alla touring. Di lei piacciono stabilità in curva, rapidità nei cambi di direzioni, che non sembra vero, tanto è reattiva ed efficace, tanto da far dimenticare quote come la ruota posteriore da 200 mm, 1685 mm come interasse ed un peso over 300. Ricordiamo poi vibrazioni percepite quasi nulle grazie al sistema elasto cinematico e alla coppia di rovesciamento che da fermi si sente, ma sarebbe un difetto se non ci fosse, perché fa parte di Guzzi e dei suoi motori ad L. Insomma, un must. Alcuni possessori lamentavano vibrazioni sulla ruota anteriore, controllate bene la staffa del parafango e soprattutto che gomma sia montata. Di primo equipaggiamento c'erano le Dunlop, ma tanti costruttori proponevano gomme adatte che in alcuni casi non erano omologate. Insomma, la R, radiale, sulla spalla, meglio vederla a discapito della B, che indica un pneumatico cinturato, più economico ma più rigido e soprattutto non indicato sul libretto della California 1004.
Il cambio è morbido all'azione, alla corsa un po' lunga, ma anche qui è voluto perché Moto Guzzi ne fa caratteristica peculiare. A trovarle un difetto la posizione delle pedane sulla Custom, che avremmo voluto fossero più piccole e più in alto rispetto alla sorella turistica, più volta al comfort che alla sportività. Chiudiamo con i freni. Non c'è la frenata combinata, ma l'ABS a due canali di serie, all'anteriore due dischi da 320 mm, pinze Brembo potenti ed efficaci e ben modulabili all'azione. All'impianto frenante fu dedicato l'unico richiamo ufficiale che coinvolse la Moto Guzzi California 1400 negli anni compresi tra il 2013 e il 2018. Il difetto? Un possibile malfunzionamento della pompa del freno anteriore che in alcuni casi provocava l'autoazionamento. Occhio al libretto per vedere se il richiamo sia stato eseguito.